Sono Lorenzo Fuoco, violinista del Maggio Musicale Fiorentino e spalla dei Cameristi del Maggio. I Cameristi del Maggio sono un gruppo indipendente, un'orchestra da camera che è nata nel 2008, è stata fondata dalla spalla dell'Orchestra del Maggio Domenico Pierini. Nasce un po' dalla volontà e dal piacere di fare musica insieme dei nuovi professori d'orchestra. Dal 2008 abbiamo intrapreso questo percorso che ci ha portato a suonare in sale prestigiose in giro per il mondo. Abbiamo esordito nel 2008 addirittura a Pechino. Siamo partiti proprio da lontano per poi avvicinarci. E infatti poi nel 2014 abbiamo inaugurato per la prima volta, abbiamo suonato nel nuovo Teatro dell'Opera. Vabbè, lasciamo questa. Io farei più, sì, farei sempre uguale e poi andrei avanti qua, questo è il suono. Esordiremo con un pezzo particolare di Richard Strauss, che è l'apertura di un'opera lirica. Sì, è effettivamente una particolarità, una cosa desueta, l'apertura di un'opera lirica con un sestetto d'archi. Quindi questa sarà l'apertura del nostro concerto. In coda al concerto invece chiuderemo con un pezzo particolarmente caro per le orchestre da camera, cioè Metamorfosi di Strauss. Anche questo è un pezzo particolare perché ogni singolo strumentista del gruppo ha una parte solistica. Infatti recita il titolo Studio per 23 strumenti solisti. Nel mezzo del concerto invece ci sarà una perla, una chicca scritta da Copland in onore di Benny Goodman, scritto per Benny Goodman, famoso jazzista, clarinettista. Suonerà Riccardo Crocilla, primo clarinetto del Maggio Musicale Fiorentino.